volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Loro cosa volevano fare? Volevano creare delle strutture alternative per vendere i biglietti con l'aiuto del consorzio Vicenza E e hanno chiesto una compartecipazione di 13.000 euro a ciascuno dei tre musei esclusi. Okay. Allora, il progetto complessivo sono 74.200 sì. euro. Di questo progetto di rete, diciamo, no? Sì, sì. Lo scopo cui... era quello di comprare gli arredamenti, i computer, la stampante, sì, okay, okay. Quella era la spesa minore. Divisi come questi 74.000? 20.000 euro di comunicazione, che sarebbe stata attribuita, penso, a Linea d'Ombra, o a chi segue la comunicazione per conto di Linea d'Ombra. 44.000 per personale, perché volevano implementare dei punti di vendita di biglietti, oltre allo IAT che già conosciamo, che c'è in piazza Teotti, e poi distribuzione materiale, sia appunto qualcosa di allestimento, poi il grosso è personale e comunicazione. Comunque. Quindi era questi 74.000 erano legati a questo biglietto unico? Sì, per collegarli, se non che cosa fanno i musei? Io vi racconto poi l'aneddoto, vi faccio anche vedere se volete la documentazione, dicono, guardate, siccome noi partecipiamo a una spesa di 13.000, ve la spiego velocemente. Scusi, i musei sono CISA e quelli esclusi? CISA, Diocesano, Museo Diocesano Leone Montanari. Leone Montanari. Loro dicono, siccome noi prendiamo in proporzione una certa percentuale, che sti 0,86 centesimi su 12 euro, e partecipiamo ad una spesa di 13.000 euro su 74.000 euro, facendo le dovute proporzioni, il nostro contributo non dovrebbe essere di 13.000 ma di 5.600 euro. Quindi vi possiamo dare quelli e partecipiamo. L'amministrazione ha respinto la proposta e con lettera del 27 settembre Bulgarini e la dirigente hanno detto: ci dispiace, non accogliamo, pertanto non farete parte del circuito. Questo è il primo errore da parte di questa amministrazione, in particolare dell'assessore Bulgarini, perché riteniamo che dimostri da una parte una contraddizione rispetto a quello che dicevamo all'inizio. Cioè, negli anni scorsi voleva fare i contratti di rete, unire tutte le realtà per fare squadra, e oggi esclude alcuni dei musei principali della città, in particolare, dico io, il CISA, che ha anche una partecipazione del comune stesso all'interno del consiglio di amministrazione tra i soci fondatori. Dall'altra, una miopia culturale in danno a queste realtà che si trovano escluse. Ma attenzione, in realtà l'altra notizia è questa: c'è già il biglietto unico, non si chiama speciale. Costa 15 euro a prezzo ridotto 12, prevede la possibilità di entrare in tutti i musei cittadini. C'è già biglietto unico che costa quanto? 15 ridotto 12 e che permette di entrare in tutti i musei. Si chiama la Museo Card, Museum. Museum. Ma perché hanno fatto questo biglietto speciale? Bravo. Penso perché? Un po'. Ma tipo, cioè, nel senso, io vado oggi, me la fanno la Museo Card? Secondo me sì, perché sul sito del comune c'è. Non hanno detto che è sospesa. E tra l'altro bastava ridurla per il periodo della mostra di 3 euro e c'era già. Quindi non serviva magari neanche tutto quel progetto economico di 74.000 euro, con 20, cui 20.000 euro. Il contratto di rete è una proposta che lui fece nel 2015, inizio 2016, dove lui diceva: facciamo un contratto, che è questo. Era per fare la fondazione? No. Allora, la fondazione è nel 2013 naufraga, nel 2015 dice: non riusciamo a farla. Facciamo, fate finta di essere ognuno di voi, essere la Vigna, la Bertoliana, Lotto,
CISA, tutta una serie di strutture, l'Accademia Olimpica, e diciamo facciamo un contratto, ha tenuto fuori, guarda, una scrittura privata, io chi sono, dove condividiamo delle partecipazioni ai progetti, alla comunicazione, facciamo una cosa comune su alcuni temi, comunicazione, raccolta fondi e progettazione. Quella cosa lì è naufragata, non c'è più, diciamo, per mancanza di accordi o per difficoltà oggettive? È naufragata, non hanno mai detto perché. Io la prendo come esempio per dire come lì tutti insieme e qui escludi tre musei, cioè è una contraddizione rispetto agli obiettivi di questa amministrazione in termini culturali di unire tutti. Stai di fatto mettendo in disparte delle realtà importanti. A capo del CISA c'è... A capo del CISA c'è Denese oggi. Poi a capo del... C'è il museo di Cesano, c'è il vescovo. No, c'è, no, c'è Don, c'è Don, c'è Don Monsignor Francesco Gasparini, sì. Poi sì, c'è la Banca Intesa, Leone Montanari, Leone Montanari, Banca Intesa. Cioè, voglio dire, Diocesano e Montanari comunque importanti, ma ok, non hanno una partecipazione comunale. Il CISA... E poi Palladio. È partecipato, poi Palladio, Basilica, ci stava. Ecco, questo è il tema, della, capito, quindi l'esclusione delle tre. A fronte del fatto che da un lato c'era già una carta che poteva essere utilizzata riducendo uno sconto, ma dall'altra in ogni caso un'esclusione che per questioni prettamente economiche, tra l'altro non è che davano zero, davano un po' meno della metà.